Sì, la vediamo, dottoressa, la Ok, vediamo. grazie. Perfetto. Allora, io, come vi è stato anticipato, vi parlerò più della parte molecolare delle distrofie retiniche ereditarie e di quelle che sono le nuove prospettive diagnostiche presso il nostro istituto. Come sapete, le distrofie retiniche ereditarie sono un gruppo di patologie ereditarie dell'occhio che comportano una notevole eterogeneità genetica e una notevole eterogeneità fenotipica. Per eterogeneità genetica si intende il fatto, per cui, lo stesso quadro clinico può essere provocato da alterazioni a carico di geni diversi. Ne è un esempio la maculopatia di Stargardt, che può essere legata a mutazioni dei geni ABCA4, ELO4 e PROM1. Per eterogeneità fenotipica si intende invece quella condizione per cui quadri clinici differenti possono essere legati ad alterazioni a carico di uno stesso gene. Ad esempio, l'USH2A può essere legato sia a retinite pigmentosa isolata che a retinite pigmentosa associata a iguatosia, e lo stesso ABCA4 può essere legato a maculopatia di Stargardt o a retinite pigmentosa. Ad oggi, come vi ha detto la mia collega, sono noti circa 300 geni associati a distrofie retiniche ereditarie in forma isolata e in forma sindromica. L'identificazione di questi geni ha subito un'impennata negli ultimi 5 anni, in quanto si calcola che circa 50, oltre 50 di questi geni sono stati identificati negli ultimi 5 anni, probabilmente grazie, anzi sicuramente grazie al miglioramento delle tecniche diagnostiche in genetica molecolare. Allo stesso modo, dal punto di vista oculare, sono noti moltissimi quadri clinici differenti. I possibili modelli ereditari delle distrofie retiniche sono praticamente tutti quelli noti. I più frequenti sono i primi tre, cioè i tre modelli classici mendeliani, autosomico dominante, autosomico recessivo legato al cromosoma X. Nelle forme dominanti è sufficiente che una sola delle due copie dei geni che abbiamo non funzioni per determinare una malattia. Nelle forme recessive invece è necessario che entrambe le copie del gene non funzionino per determinare la malattia. Nelle forme legate al cromosoma X, il gene responsabile della malattia si trova sul cromosoma X. Le femmine che hanno due cromosomi X sono generalmente portatrici sane perché l'altro cromosoma X supplisce, mentre i maschi che hanno un solo cromosoma X sono generalmente affetti dalla malattia. Ci sono poi due modelli ereditari piuttosto rari, che sono la forma digenica, che è legata a mutazioni a carico di due geni differenti, e la forma mitocondriale, che è legata a mutazioni a carico del DNA mitocondriale, che è un piccolo DNA che si trova a livello dei mitocondri, che sono degli organelli che si trovano all'interno delle nostre cellule. Però queste sono forme effettivamente molto rare. Per tutto quello che vi ho detto, come potete immaginare, il test genetico nella diagnosi di distrofia retinica ereditaria è un test piuttosto complesso perché appunto i geni sono numerosi, i quadri clinici sono tanti e i modelli ereditari sono diversi. Ciononostante è sicuramente di fondamentale importanza per tutti i motivi che ho riportato, cioè perché serve per la conferma della diagnosi, perché serve a classificare la malattia, a determinare una correlazione genotipo-fenotipo, cioè in base alle mutazioni che trovo io posso fare una predizione prognostica o comunque dare delle caratteristiche alla malattia in base a quello che è riportato in letteratura. Serve poi al monitoraggio clinico della malattia, alla valutazione del rischio di ricorrenza all'interno della famiglia e infine, ma non meno importante, ovviamente all'idoneità per i trial clinici. Come vi ha detto la dottoressa Lerone, noi abbiamo avviato la collaborazione con l'Associazione RP Liguria nel 2008 e ad oggi abbiamo effettuato una consulenza genetica in circa 90 pazienti con diagnosi clinica di distrofia retinica ereditaria. I pazienti ci sono stati inviati prevalentemente dall'associazione e dai colleghi dell'oculistica del San Martino, ma una parte di pazienti proviene da altre regioni, in particolare dal Piemonte o anche da altri centri clinici. L'analisi genetica ad oggi è stata effettuata sulla maggior parte di questi pazienti. Per molti si è già conclusa, per altri è ancora in corso. Nella maggior parte dei casi l'analisi è stata effettuata presso la diagnostica genetica dell'ospedale Careggi di Firenze. In questa diapositiva ho riportato quella che è stata l'evoluzione dei test genetici che sono stati effettuati fino adesso. Inizialmente, ancora prima che iniziassimo effettivamente la collaborazione, l'unica analisi che poteva essere effettuata era l'analisi molecolare dei geni rodopsina e periferina, che sono due piccoli geni associati a forme di distrofie retiniche ereditarie e che veniva effettuata presso l'ospedale San Martino ed era negativa nella maggior parte dei pazienti perché
come vedete l'eterogeneità è tanta ed era possibile studiare soltanto due geni. Il passo successivo che è stato introdotto grazie appunto alla collaborazione con l'associazione RP Liguria è stata quella di effettuare un pannello di mutazioni dell'Aster Biotech, ossia uno studio genetico attraverso un pannello dove era contenuto un elenco di mutazioni note in geni noti associati a forme di distrofie retiniche ereditarie. Alcuni pazienti sono stati inviati, il campione è stato inviato in Estonia per questo studio, successivamente il laboratorio di Firenze ha messo a disposizione lo stesso pannello e quindi ci siamo appoggiati a Firenze. Il passo successivo, che poi è stato quello fino all'anno scorso, è stato quello di effettuare un pannello di geni, inizialmente erano 138, poi sono stati ridotti a 104 perché sono state eliminate dal pannello le forme sindromiche, quindi erano 104 per le forme isolate di distrofie retiniche, sempre a Firenze. Questo veniva effettuato mediante l'NGS, che è il sequenziamento di nuova generazione, cioè l'analisi nuova del DNA di una persona, che permette di analizzare contemporaneamente tanti geni diversi. È stato un passo successivo, cioè un'evoluzione rispetto al pannello precedente, quello dell'Aster Biotech, perché mentre nel pannello precedente venivano cercate soltanto determinate mutazioni, con il pannello nuovo veniva analizzata la sequenza dell'intero gene, quindi potevano uscire anche mutazioni che non erano mai state descritte. Ora, la nuova possibilità diagnostica di cui vi accennava prima il signor Pisotti è legata al fatto che abbiamo deciso, in collaborazione con l'associazione e con il laboratorio di genetica umana del dottor Coviello, che prima era al Galliera e ora si è spostato al Gaslini, anche sulla base della disponibilità di nuove metodiche di analisi, di dare la possibilità di effettuare un ulteriore passo avanti. Anche perché, come molti di voi sapranno, purtroppo la collaborazione con Firenze ha dovuto subire un arresto che poi è stato solo parzialmente recuperato, legato a problemi burocratici di invio dei campioni, per cui sostanzialmente negli ultimi anni ci è stato possibile inviare a Firenze soltanto pazienti residenti in Regione Liguria. Abbiamo dovuto lasciare fuori tutti i pazienti che venivano in consulenza ma che non erano appunto liguri. Quello che vogliamo fare adesso è che permetterà invece di poter studiare anche pazienti non liguri è appunto l'NGS attraverso con l'analisi dell'esoma. L'analisi dell'esoma è in pratica una metodica che permette di andare ad analizzare le regioni codificanti dei geni di una persona, i cosiddetti esomi. Ogni gene è formato da parti codificanti, cioè parti che servono, molto importanti perché servono a produrre una proteina che poi nel caso delle distrofie retiniche funziona a livello dell'occhio, che si chiamano appunto esoni, e poi parti invece che fino a qualche anno fa erano ritenute meno importanti, ma che in realtà sono parti comunque importanti perché servono alla regolazione degli esoni e ad altre funzioni che si chiamano introni. Con l'analisi dell'esoma noi andiamo a vedere appunto gli esoni, che costituiscono tutto sommato una piccola parte del nostro patrimonio genetico, circa l'1%, ma che si stima che possano contenere circa l'85% di tutte le mutazioni causative di malattie genetiche. Quindi la maggior parte delle mutazioni genetiche di una persona affetta da malattie genetiche si trova appunto in questa piccola parte del nostro patrimonio genetico. Con l'NGS e l'analisi dell'esoma noi possiamo andare ad analizzare un altissimo numero di geni, se non addirittura tutto il patrimonio genetico di una persona, e si stima che, a seconda ovviamente dell'estensione di questa analisi, di come vogliamo estenderla, almeno il 40-50% dei pazienti con distrofie retiniche ereditarie avrà una diagnosi in seguito a questo tipo di analisi. In questa diapositiva vi ho riassunto quello che abbiamo stabilito essere l'iter diagnostico per poter accedere a questo test. Allora, il primo passo fondamentale è quello della consulenza genetica. Ed è imprescindibile, nel senso che non potrà essere effettuato il test ai pazienti che non hanno effettuato consulenza genetica. Questo per i motivi che vi ha detto prima la mia collega, cioè che è molto importante che il genetista abbia la caratterizzazione clinica precisa, con l'aiuto degli oculisti ovviamente, del paziente, ma nello stesso tempo anche la storia familiare. Questo perché ci serve ad orientarci su un possibile modello ereditario della malattia. Anche perché dovete tenere presente che
La mole di dati che esce da un'analisi dell'esoma è enorme. Noi abbiamo migliaia di geni, quindi noi dobbiamo poi applicare dei filtri sui dati che otteniamo che ci aiutino ad ottenere una diagnosi il più possibile corretta. Quindi i filtri non li possiamo applicare solo nel momento in cui abbiamo una caratterizzazione precisa della clinica del paziente e della sua storia familiare. Alla consulenza genetica seguirà la firma del consenso e il prelievo ematico e poi l'analisi dell'esoma con appunto l'NGS. Poi abbiamo pensato di suddividere i dati che arriveranno in almeno due fasi differenti. La prima fase è quella di effettuare la stessa analisi che viene fatta a Firenze, cioè l'analisi dei 104 geni inclusi nel pannello di Firenze. Se quindi il primo filtro che verrà applicato a queste migliaia di dati che escono è l'analisi di questi 104 geni. Se questa analisi ci permette di identificare delle varianti patogenetiche compatibili con il quadro clinico del paziente, la diagnosi è conclusa e quindi non è il caso di fare altro. Se invece questa analisi non ci permette di far diagnosi perché non identifica varianti patogenetiche compatibili con il quadro clinico del paziente o comunque i risultati non sono conclusivi perché magari trova una sola mutazione in un gene ad ereditarietà recessiva e quindi manca la seconda o altre situazioni analoghe, possiamo passare senza dover ripetere prelievi e senza dover ripetere l'esperimento alla seconda fase. La seconda fase consiste sostanzialmente di andare ad analizzare altri geni coinvolti nelle distrofie retiniche, possiamo farne 200, possiamo farne 300, possiamo fare anche l'analisi di tutti i geni noti ad oggi. E questa fase verrà effettuata semplicemente attraverso un'analisi, una rianalisi bioinformatica dei dati, quindi non sarà necessario ripetere l'esperimento, ma semplicemente l'analisi, semplicemente tra virgolette, nel senso che è estremamente complesso dal punto di vista di chi se ne occupa, però sicuramente la parte sperimentale è già fatta. Da questa seconda fase possiamo avere anche qui due possibilità: o che troviamo varianti patogenetiche compatibili con il quadro clinico del paziente, quindi concludiamo l'analisi, oppure che di nuovo non troviamo varianti patogenetiche o i risultati non sono conclusivi. A questo punto, per questo gruppo... Dottoressa, scusi, le devo chiedere anche a lei di avviarsi verso la conclusione. È l'ultima diapositiva questa, sì. Grazie. Per questi pazienti non ancora diagnosticati, ci sarà poi in prospettiva, non possiamo offrirvela in questo momento, ma sicuramente nei prossimi anni, l'analisi del genoma, cioè un'analisi ancora più approfondita, ancora più allargata, che andrà a analizzare anche gli introni o comunque altre regioni che non sono strettamente codificanti, non servono strettamente a produrre la proteina. E con questa vi ringrazio per l'attenzione.